Ciao ragazze, allora oggi video per quanto riguarda le collaborazioni. Dovevo girare da un bel po', questo video perché comunque sono prodotti che ho ricevuto da tempo, però stando indietro con vari video l'ho slittato, però comunque volevo girare questo video per farvi vedere cosa ho ricevuto. Allora, dal sito Rose Wholesale, che ben conoscete, insomma, vi ho fatto vedere diverse cose che mi ha spedito questo sito. Avevo scelto insomma un zubino che purtroppo c'è cioè, dalla foto è tutt'altra cosa. Infatti ve la metto qua, la foto o qua del zubino effettivo di come viene mostrato sul sito e in realtà è arrivato questo. Cioè, non è bruttissimo, ma non è quello della foto, voglio dire, a parte che questo pelo sembra una pantegana. Cioè, io la verità volevo toglierlo, però non si può fare perché è tutta cucita praticamente, è tutt'uno, cioè non si può togliere perché si distrugge poi il zubino. Infatti non lo metto spesso perché la verità non mi piace, perché si vede proprio che è una cinesata. Cioè, vi metto anche qui la foto dove insomma indosso questo zubino per farvi vedere anche come veste. Questo qua tenete conto che è tipo una 3XL ed è strano proprio perché è largo e non lo so, molto largo e ha queste maniche corte che è bello, cioè è carino perché il piumino è fatto ricoperto, cioè questo tessuto qua che vedete non è lucido ma è tipo di pelle, cioè è fatto molto carino. Il problema è che l'hanno inguaiato con sto pelo perché veramente è brutto, ma brutto dalla vista, cioè non è neanche una pelliccia carina e garbata, no, è proprio brutto. E quindi pazienza, cioè, vi lascio giù nell'info box il link a questo prodotto, però la verità poi tiene questi praticamente non a cerniera, ha questi laccetti qua che si chiude, vedete, non è bellissimo la verità. E questo è quanto per quanto riguarda Rose Wholesale, la marca è Amonk, non so se si legge, c'è la luce proprio. Amok, cioè una cinesata comunque. Vabbè, ve l'ho fatto vedere comunque per correttezza nei confronti dell'azienda, però vi sono sincera, non mi piace come prodotto, mi aspettavo tutt'altra cosa, sinceramente. Poi sono stata contattata da un'azienda di cappelli sciarpe americana, si chiama Monquette e mi ha fatto scegliere un prodotto dal loro sito. Vi lascio giù nell'info box il link alla sciarpa che ho scelto ed è questa qui che è bellissima. Vi faccio vedere. Vedete com'è bella lavorata? È uno sciarpone enorme. Vedete, veramente enorme, caldissimo. Questo periodo che ha fatto quel freddo atroce è stata la mia salvezza. Vedete, questa è la marca. E mi è arrivata, vi faccio vedere. Cioè, non ho pagato dogana né nulla. Mi è arrivata in questo scatolo, bella, ben confezionata, con un bigliettino, insomma, molto molto carini. Ve lo tengo girato perché dall'altra parte insomma c'è il cosino con i miei dati personali. Vi arriva tramite poste, poi ovviamente bisogna scegliere quale spedizione preferite. Questa qui mi è arrivata tramite poste della raccomandata classica americana. E poi un altro prodottino che ho ricevuto in questo periodo qua sono stati i Full Lips. Praticamente sono quei famosissimi ciucciotti americani che servono per gonfiare le labbra. Questa è l'azienda Full Lips, vedete? E mi ha mandato tutti e tre i formati di questi ciucciotti. Questo l'ho usato oggi, ad esempio, vedete? Anche se si sgonfiano le labbra, avete almeno il tempo di disegnare il contorno labbra, insomma, cioè, come spiegarvi? Usate questo coso, vi si gonfiano le labbra, avete il modo comunque di
lavorare, insomma, con la matita, di seguire la forma che esce fuori con questo prodotto. E quindi comunque se vi si sgonfiano, la forma rimane quella perché avete già messo matita e tutto. E vi faccio vedere. Allora, questo, vabbè, è il cosettino dove praticamente mi spiega come utilizzare questo prodotto, di non esagerare perché comunque può provocare lividi, cioè si tiene sulle labbra dai 15 ai 30 secondi e basta, cioè di non stare per maggior tempo perché sennò si possono fare dei lividi e quant'altro. Stanno tutte scritte le informazioni su questi fogli che mi ha mandato la ragazza, molto molto gentile. E vi faccio vedere in cosa consistono. Allora, questi sono gli altri due formati. Me li hanno mandati in questi sacchettini carinissimi. E il formato che ho utilizzato di più è questo. Poi vi rimando al sito per farvi vedere l'effetto di ogni singolo cosino. Vi linko giù nell'info box il sito e c'è anche su Instagram, quindi se voi scrivete full lips su Instagram, così vi esce proprio il loro Instagram con i video dimostrativi e le varie forme di labbra. Si possono usare tutti e tre insieme o singolarmente, e c'è questo formato qua, che è molto molto carina come forma. Quest'altro così piccolino che fa tipo la forma a bocciolo, e poi c'è questo che rimpolpa molto il labbro di sotto, ho notato quando l'ho usato oggi. Ed è quello che mi ci trovo di più, cioè io oggi l'ho usato per dirvi e mi ci sono trovata meglio perché aderisce meglio. Questo qua invece, essendo largo così e le mie labbra sono più piccole di questo coso, scusatemi, lo devo mantenere, mentre questo qua vi rimane tipo a ventosa sulle labbra. Quest'altro qua non mi ci entrano le labbra, devo vedere meglio, insomma, come utilizzarlo. Sono gli originali full lips perché ho visto sul gruppo di MAC che i cinesi hanno copiato anche questa cosa e si trovano anche sui vari siti cinesi, ma gli originali sono questi qua della full lips. Poi ve ne parlerò meglio perché comunque qua dice che con usarli con un uso prolungato l'effetto dura di più. Quindi io di conseguenza non mi sento, cioè, di dirvi: ah, sono fantastici. Quello che vi posso dire è che per quello che li ho provati, a gonfiare le labbra le gonfiano, l'effetto non dura tutta la serata, cioè dura un quarto d'ora, cioè mezz'oretta, insomma, un quarto d'ora, dura una mezz'oretta, poi va via. Però la cosa che ho notato che comunque vi potete, insomma, fare il contorno labbra della forma che ottenete con questi cosi e poi andarci a mettere il rossetto. Quindi sembra che avete le labbra così grosse, anche se non lo sono. E questo è quanto per quanto riguarda Full Lips. E ragazze, questi sono stati gli articoli che ho ricevuto in questo periodo. Sto aspettando un altro pacco da un altro sito cinese che mi ha contattato di un nome impronunciabile. Quindi non mi azzardo a parte che non mi ricordo neanche, ma un nome davvero impronunciabile, dove ho preso una felpa e delle scia finte, se non erro, quindi poi ve le mostrerò. Comunque, per quanto riguarda Roswell Sale, purtroppo loro mi continuano a scrivere imperterriti, anche se io ne parlo male, perché obiettivamente voi non potete mettere una foto del genere. Scusate, di quel zubino, e poi arriva la pantegana morta, cioè non esiste. E nulla, questo è quanto, ragazzi. Vi mando un bacione se vi interessano questi prodottini. Vi consiglio di andare a visitare i loro siti. Inutile dirvi che i miei preferiti sono i Full Lips e questo sciarpone che è caldissimo ed è fatto veramente benissimo. E nulla, vi bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!